Benvenuti, in questo tutorial proveremo ad usare per la prima volta Redis e insieme a Node.js faremo una app molto 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 basica in cui appunto salveremo dei dati all'interno di Redis e quindi vedremo come installare Redis con Docker, poi collegheremo Node.js e andremo a creare questi dati. Che cos'è Redis? È un po' complicato da dire. Redis è un ibrido tra un database e un sistema di caching che permette appunto di salvare dei dati, nella maggior parte dei casi dati non persistenti, quindi dati che dopo un lasso di tempo con il riavvio dell'applicativo di Redis appunto vengono distrutti, cancellati. In realtà penso che si possa anche avere dei dati persistenti, ma solitamente appunto è usato solo per tenere dei dati di cache, come ad esempio il carrello di un e-commerce o dei dati di login o altre insomma serie di dati, così come per velocizzare il caricamento di alcuni dati da un database, quindi a creare un livello sopra il database appunto che permette di recuperare certi tipi di dati, soprattutto dati che non mutano molto spesso in modo rapido. Abbiamo usato anche per fare delle chat in real time, insomma è molto 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 altro. Non so neanche io bene a dirvi tutte le funzionalità di Redis, poi come ho detto è la prima volta che lo uso, però insomma proviamo a fare questa app base base e poi più avanti insomma un po' alla volta vedremo di impararlo un po' e quindi niente, questa è l'introduzione, quindi partiamo. Il primo passo è appunto creiamo una cartella, inizializziamo il nostro applicativo Node. Ok, ora apro con il mio editor la nostra cartella. Un secondo che vado a cercare. Allora, Node.js. Ops. Ecco qua il nostro editor. Come vedete, la cartella è vuota. Creo un attimo un file readme perché mi servirà per salvarmi un attimo i dati per creare il nostro container Redis. Poi magari un giorno fa anche un tutorial su come installare Redis fisicamente su Ubuntu, ma per adesso per comodità andiamo a farlo in Docker. Ok, quindi Redis, ovviamente questo file che è readme lo troverete anche poi sul repository che vi linkerò sotto il filmato. E una buona introduzione per utilizzare Redis con Docker qua su Ionos, quindi andiamo a vedere un attimo cosa ci dice, Docker run Redis, però io voglio avere l'accesso alle porte, quindi questo qua potrebbe essere il modo migliore per utilizzarlo. Quindi, Redis Docker. Allora, Redis container, va bene, come non lo chiamiamo mai Redis container, porta 7001 67379. Su questo qualche dubbio, che strano che punti dovremmo tecnicamente mettere anche qua la 6379 per fare che. Andiamo un attimo a vedere cosa dice. Andiamo un attimo a vedere cosa dice la documentazione. HRedis 639. Allora a questo punto cambierei questa con questa. Basta. Ok. Quindi andiamo qui. Ops, ok, sul domain non serve perché sono già a. Ok, adesso va a scaricare l'immagine, poi andrà a generare il container. E fin qui direi niente di strano. Ok, facciamo Docker ps. Il container sta andando. Allora andiamo un attimo qua su il caro vecchio Redis.
Allora, tu puoi generare dei container with give command. Redis cli e qua possiamo accedere. Allora. Prendiamo un attimo qua. Sudo redis cli, ok, qua gli diamo l'IP e qua la porta. Possiamo accedere con la cli di redis. Proviamo un attimo a vedere se funziona. Allora, aspetta che me la copio un attimo perché sono un po' confuso. Allora, questo qua non credo che dovremmo mettere 0.0.0.0 P7001. Proviamo a vedere. Ops. Sudo a me non serve perché sono già in modalità. Ok, devo installare ovviamente la libreria di apt. Qua invece sudo mi serve, apt install redis cli, devo installare la console per utilizzare. Impossibile trovare il pacchetto redis cli. Un attimo. Proviamo, redis cli. Ah, redis tools, devo installare redis tools. Che spero mi installi solo la cli e non anche la redis quello vero. Ok. Proviamo ora. Connection refused. Not connected. Però qua qualcosa è successo. Un attimo, redis cli, proviamo a fare solamente così, name of service not gnu. Allora, facciamo un attimo il nostro docker ps. Ah, mamma mia, che stupido che sono. In realtà la porta deve essere a 6379. Ok, sono dentro. Proviamo a lanciare un comando base. Per vedere cosa combina. Qui facciamo un set. Ah, come vedete qua ci escono anche dei consigli. Molto interessante. Facciamo test key. Ciao mondo. Ok, lo salviamo. Adesso proviamo andarlo a recuperare. Quindi facciamo get test key, ci ritorna ciao mondo e o andiamo a fare set test, no, che non c'è suggerimenti, test key. Andiamo a incrementare la chiave del quindi ora rifacciamo. Ok, test key 100. Ok, e facciamo incr test key. Ok, integer 1, come vedete, ha scalato di 1 il nostro valore. Quindi abbiamo sostituito test key con il valore 100. Andiamo a rimettere ciao mondo, riproviamo. Get test key, perfetto, ciao mondo. E ora andiamo a cancellarlo con il comando del test key. Dobbiamo averlo cancellato, facciamo test key, nil, ok, non esistente. Quindi il nostro database, insomma, Redis, insomma, quello che è Redis, un giorno lo scopriremo. Funziona e quindi ora andiamo a passiamo al nostro insomma al nostro Node.js. Passiamo al nostro Node.js e per farlo andiamo ad installare le nostre librerie che sono due, Express e Redis. Quindi qua facciamo npm install -- save Express npm
NPM. Oh, mamma mia. Un giorno imparerò a scrivere con la tastiera. Install meno save express. Ok, la seconda è IO Redis. Ok, fatto questo, possiamo entrare qui e creare un file chiamato index.js e cominciare a dichiarare insomma, i nostri pacchetti che abbiamo scaricato. Quindi il primo è var express uguale require express, punto virgola. Il secondo è redis, quindi var redis con la maiuscola uguale require io redis, punto virgola. Fatto questo, creiamo una costante chiamata const redis minuscola uguale new redis, punto virgola. Fatto questo, inizializziamo anche il nostro express, quindi facciamo var app uguale express punto virgola. E ora andiamo a creare la prima funzione. Andiamo a creare, allora dobbiamo fare due URL, uno per salvare i dati all'interno di Redis e uno poi per visualizzarli. Andrei a fare come prima cosa. Ok, aspettate, aspettate, aspettate. Facciamo così, facciamo le cose fatte bene. Facciamo un app.get. Function request e response. Response e qua andiamo a capo. E per adesso va bene così. Poi andiamo a creare un secondo app post. No, scusate, un app get. Ok, un app get che chiamiamo save, poi slash, qua gli passiamo un name slash e qua un alias, ovvero andremo a salvare il nome dei di un supereroe, quindi il nome vero con l'alias. E siccome sono sempre un po' confuso, l'alias credo che sia tipo Bruce Wayne il nome e l'alias sia Batman, non viceversa. Vabbè, facciamo finta che quindi l'alias è il soprannome dell'eroe, mentre il name è il nome vero, insomma. Vabbè, ci siamo capiti. Adesso non ci siamo capiti, lo vedrete, insomma. Sono un po' confuso oggi, sa che è sabato sera. Ok, quindi qua facciamo function request e response e anche qui andiamo con le nostre cose. Perfettamente, perfettamente. Quindi, andiamo a creare il nostro. Prima andiamo a salvarli, dopo andremo ad ottenere i nostri dati. Quindi il primo passo è creiamo una variabile data uguale, le nostre due graffe, all'interno mettiamo appunto il valore name e gli passiamo il rec.param. Punto name,
virgola e poi il valore alias, due punti rec punto params punto alias. Fatto questo, andiamo ed inseriamo l'oggetto in Redis, quindi facciamo Redis. Scusate un attimo che c'ho il telefono che bippa inutilmente. Allora facciamo Redis punto el push e qua dentro gli passiamo, andiamo a creare una tabella chiamata Heroes, e qua andiamo a passargli una stringa JSON, quindi JSON stringify data, then, poi una arrow function. E facciamo ritornare appunto il valore send true, appunto, se andiamo dalla conferma che sia stato salvato. Ok. E qua dovremmo pure anche esserci, così ad occhio e croce, ma forse pure anche no, ma forse pure anche no, perché qua mi pare di vedere che c'è una tonda in più, forse può essere. Mi sono un attimo perso. Allora, var data ce l'abbiamo. Function rest ce l'abbiamo. Redis push data, John stringify data. E qua dobbiamo chiudere la tonda, mentre qua quindi andiamo a toglierla. E poi qua abbiamo il nostro, facciamo così, John stringify, e qua diamo un po' di spazio. Then, ok, arrow function resend true, e qua dovremmo esserci. Ok, quindi andiamo qua, mentre qua sul nostro index dovremmo poter ritornare tutti i nostri valori. Quindi Redis dot, el range, quindi passiamo il nostro range, chiamiamo la nostra tabella, o quello che è, insomma non so neanche se si chiama tabella in termini tecnico, mettiamo 0 e meno 1, questo è il nostro range, quindi poi facciamo then rows, ma possiamo chiamarla come vogliamo, insomma, e qua andiamo a capo, qui ci facciamo ritornare res send rows. Ma avevamo potuto anche chiamarla items o come volete. Dovremmo pure anche esserci. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare ora è fare node index.js. No, dobbiamo fare un piffero, dobbiamo ancora far partire la nostra app. Che coglionazzi. O meglio, che coglionazzo che sono. Qua andiamo qua. Qua sotto facciamo appunto app.listen, gli diamo la nostra porta, che porta possiamo usare, facciamo la 5000, no la 3000, e poi qua ci ritorniamo solo un breve console log ops, console.log. Sono un console.log per con scritto server on local host 2.3000.
possibilmente all'interno di due virgolette, ok? Ok, qua sembra andare. Andiamo qui, facciamo il nostro localhost 3000 e qua, ok, ci ritorna vuoto. Andiamo quindi a creare i nostri oggetti, quindi Bruce Wayne slash Batman. Ok, True, quindi dovrebbe averlo salvato. Qua facciamo Tony Stark e il suo nome è Iron Man e dovrebbe averlo salvato, dopo andremo a vedere. Mettiamone ancora uno e poi possiamo andare a vedere. Quindi Clark Kent, il suo nome è Superman. Lo salviamo. Andiamo qui. Così e come vedete ce li ha ritornati sotto forma di JSON, ora o meglio come sotto forma di stringa JSON, di stringa. Ok, quindi qua abbiamo i nostri dati. Ora vediamo come possiamo fare. Allora, se volessimo distruggerlo tutto, se volessimo, proviamo a fare un delete. Vediamo se vogliamo distruggere il database, sempre la riga di comanda. Qua vediamo cosa possiamo fare. App get delete slash function rec res e dovremmo fare redis punto punto punto. Andiamo a vedere che comandi abbiamo. Memory migrate more moves and maintenance option persist expire merge ping pipeline set publish publish part quit random key raw listener remove all listener, rename, restore, push. Allora, prima quando avevamo testato il database, che comando avevamo usato, signori miei? Che comando avevamo usato? Quando avevamo testato il database da riga di comando, avevamo del. Quindi proviamo andare, ok, redis punto, andiamo sulla D, vediamo se c'è un del, proviamo a di quindi di cancellare tutto heroes e una volta che l'ha fatto diciamo di fare un bel then empty function empty ok arrow key rs send true. Vedete che funzionerà? Allora, torniamo qua. Ok, qua abbiamo un node monkey, quindi dovrebbe aver aggiornato tutto da solo. Quindi qua abbiamo il nostro coso. Facciamo delete. Ops. Ah, mai sostituire la tastiera. True. Quindi qua tecnicamente dovrebbe averlo distrutto. Torniamo qua e il nostro database è vuoto. E il nostro database è vuoto, il database, il nostro Redis è vuoto, il nostro. Ok, ora andiamo a rimetterli dentro. Facciamo save Bruce Banner Hulk. Poi. Allora, sono un po' corto di super Spider-Man. Come si chiamava Spider-Man? Ora che non mi ricordo il nome di Spider-Man. Spider-Man, ma come si chiamava Spider-Man? Come faccio ad essermi dimenticato il nome di Spider-Man? Il nome di Spider-Man, mamma mia. Spider-Man
Spider-Man. Come si chiamava? Peter Parker, mamma mia, mamma mia. Era Peter Parker, Peter Parker, Peter Parker, Peter Parker. E l'ultimo, stavolta chi facciamo? Superman l'abbiamo fatto, Batman l'abbiamo fatto, Iron Man l'abbiamo fatto, Thor, come aveva un nome Thor, mi sa che si chiamava, sono il signor Thor, quindi non va bene. No, 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 no. Bruce Wayne l'abbiamo fatto. Hulk, ah, Capitan America, ecco come si chiamava Capitan America, e chi se lo ricorda? Capitan America, vero nome, Steve Rogers. Rogers, boom, torniamo qua, check, ok, ce li abbiamo. Per questo tutorial è tutto, in futuro vedremo di fare dei tutorial, insomma, un po' più complessi con Redis, devo un po' studiarmelo anch'io, e comunque insomma è un componente, diciamo, che voglio approfondire. Qui abbiamo solo visto insomma una semplicissima introduzione che però insomma dovrebbe far apparire questo Redis non poi così spaventoso. Come vedete, collegarlo a Node.js eccetera è piuttosto semplice, quindi insomma in futuro vedremo di approfondire la cosa. E nel frattempo, se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.